Allora, cominciamo col paniello non rigenerato, ecco come si presenta a chiusura. Sotto le dita si sente una leggera, no, qua c'è un po' di farina, si sente una leggera sensazione di coccia, appena accennata, ma c'è. Il paniello si è molto molto attaccato al contenitore, prossima volta un po' d'olio. Però appare in buono stato, giustamente rilasciato, ma senza particolari difficoltà. Anzi, si può dire che è perfetta come incordatura, non si è mai allentato troppo, non si strappa. Deve essere buono. Le dimensioni appaiono perfette, forse un poco ritirate. Vi ricordo che sono panieri a 260, quindi non c'è un paniello di particolari dimensioni. Eccole qua. Allora, lo condiamo con cipolla e salvia, un fondo di mozzarella. C'è un bel fior di latte molisano, potete notare che è stato letteralmente sgranato a mano, a strappo, volutamente non è stato troppo asciugato, perché per il tipo di preparazione un minimo di sughetto anche di acqua di vegetazione andava bene. Secondo me, ecco qua la cipolla, metto su, un secondo giorno di lavorazione, velocissimo, arriva. Si inforna. Eccoci qua, la pizza dentro comincia a gonfiare, qualche secondo ancora. Poi la prima giratina. Un'altra leggera giratina per dare un po' di macolina diffusa, una furbata qua in cielo e via. Ecco, una discreta pizzolina surgelata, ex surgelata anche. Adesso passiamo alla seconda.
Ok. Allora, paniello 2. Qua ti chiamo, no? Un po' del caldo perso. Secondo paniello, e questo qui era quello già invece rigenerato all'estrazione dalla freezer, dal frigo. Qui la coccia è decisamente inferiore, le condizioni del paniello sembrano ottime, molto carino, morbido, cedevole, e devo stare attento la prossima volta a metterci un po' d'olio perché obiettivamente così non si può andare. Così alla fase di stesura. E ora andiamo di stesura di gravità. Questo paniello per effetto del rigenero è indietro almeno di una mezz'oretta rispetto all'altro, si sente una maggiore compattezza dell'impasto che comunque risulta veramente ottimale, non porta alcuna conseguenza apparente per l'avvenuta permanenza di 2 giorni in freezer, e vi faccio notare 260 grammi di pasta come si reggono, eh? E ora abbiamo un bel fondo di mozzarella. Vi prego di notare il latte che risulta la mozzarella, che non è acqua, ma è veramente latte. Bella proprio questa mozzarella. La devo memorizzare. Per quelle positive vedremo il sapore, ma... E poi guardate qua, ma guardate che meraviglia! Questi sono peperoni di altissima fattura e pregio. Peperoni al forno, gratinati, con delle sostanze proibite da molte religioni, ma buone da paura. Veramente viene una bavetta a me mentre lo metto, ecco fatto. E poi questo intingolo stranissimo in cui dominano i sapori campestri. Ok, anche questo, per mia esagerazione, un ciuffettino di gorgonzolino, giusto perché si possa dire che quel giorno c'era anche lui, e poi si informa. Cari fratelli, questa sarà una pizza memorabile perché c'è tanto di questo peperoncino dentro.
Giusto, non avevo problema, non stacca. Ora sì che sono messi proprio bene. E si passa la terapia di tutto. L'acqua. Mi sta andando. Direi che non è male, eh? E adesso si mangia, a dopo!